quando io mi sono ho aperto la finestra, ho visto proprio, non ho visto i pompieri nei carabinieri, ho visto proprio il fuoco che usciva dalla finestra con un fumo nero. Poi guardi, se lei vede, è arrivato fino. Impressionante, mamma mia, ieri sera qui questa strada non la voglio più vedere così. Momenti di paura nella notte in via Vittorio Veneto ad Arezzo. Attorno alle 23.30 si è infatti sviluppato un incendio all'interno di un appartamento. 12 le persone lievemente intossicate, tra cui 4 bambini. Ancora in corso gli accertamenti per risalire all'esatta dinamica dell'incendio, ma stando ad una prima ricostruzione, a provocare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito scaturito dalla presa elettrica della lavatrice. Il rogo ha così divorato la cucina dell'appartamento al primo piano di una palazzina. Nelle altre stanze a creare maggior danni è stato invece il fumo. Mi ha spaventato il fuoco perché pensavo che dentro ci fossero delle persone, invece poi ho visto che i pompieri l'hanno calato, cioè con il coso l'hanno fatti scendere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo con 2 mezzi, 7 pompieri ed un funzionario, presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Gli intossicati, 11 cittadini pakistani, tra i quali anche 4 bambini ed una signora italiana di 74 anni, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sono stati tutti dimessi nella notte. I vigili del fuoco, una volta domate le fiamme, hanno verificato le condizioni strutturali della palazzina. Non ci sarebbero lesioni all'edificio, ma sono ancora in corso le valutazioni.